Ciao a tutti, come state, come non state? Nuovo video, come al solito, tipo ogni giorno un nuovo video. Questo titolo si chiama Buon Boom, o se dovessi fare il boom o quando farò il boom. Allora, dovevo praticamente fare un altro video, io non dovevo fare questo, però ho pensato, viste alcune cose che mi hanno detto un paio di persone in questi giorni, ho pensato facciamo questo tipo, facciamo questo video. Io sono iscritto da un anno su YouTube, ho creato il mio canale, mi sembra il 6 luglio 2014. È passato un anno e 2 mesi da quando ho creato il canale, e in un anno ho fatto 79 iscritti, che non è praticamente niente. C'è chi li fa in un giorno, c'è chi li fa in 20 secondi, c'è chi li fa in 10 anni, 79 iscritti. Le visualizzazioni che ho sono pochissime, perché è così. Però non mi sto lamentando, diciamo, non fa niente, diciamo. Certo, ovviamente, come tutti, vorrei che qualcuno mi visualizzasse di più, vorrei avere più iscritti, però piano piano stanno crescendo, sia l'uno che l'altro, dipende anche da che video faccio. Ma non è questo il problema, cioè non c'è problema, a dire la verità. Però c'è chi mi ha detto: guarda, io ho visto i tuoi video, sono un po' noiosetti, dovresti mettere un po' di editing, dovresti fare qua, dovresti fare là. E io ho risposto: guarda, i video li faccio per me, non li faccio tanto per piacere agli altri. Io ho aperto il mio canale perché avevo delle cose da dire, non perché devo fare il finto comico, non perché devo giocare ai videogiochi, non perché devo fare make-up, non perché devo fare questo, devo fare quello. Nelle esperienze personali non credo ci sia editing. Tu non puoi editare. Anche perché comunque nell'aspetto fisico della cosa, io non potrei neanche editare perché il mio computer non me lo permette, poraccio. Lo sapete tutti. Se metto più di due effetti, tutto il video trema. Ma poi perché dovrei editare, dico io. Mi piacerebbe, devo ammetterlo. Mi piacerebbe fare quegli stacchini quando fanno gli altri. Tipo parlano, invece che fare le pause lunghe, staccano, arrivano direttamente a quello che devono dire, quelle cose là. Ma ora non posso. Ora non posso e ora non voglio, sinceramente. Perché comunque il motto del mio canale è: dovete ascoltarmi, non dovete guardarmi. Certo, il video è anche da guardare, ma è più da ascoltare. E quello che ho da dire penso sia un po' più importante di quello che c'è da guardare. Se vi soffermate sul video editing, quando è che ascoltate le mie parole? Anche perché io non sono una persona di natura comica. Quindi non devo fare editing comici, come non devo mettere musichette sotto per rendere il video più stimolante da guardare. Che poi comunque la visualizzazione arriva lo stesso se vuole arrivare, non è che serve per forza l'editing o la musichetta sotto al video. C'è qualcun altro che mi ha detto: non dovresti fare video così personali, io non li farei perché le cose personali non prendono, ma io non faccio video per prendere. Ovviamente se si iscrivono sono contentissimo, ma molto. Quando faccio un iscritto, che ne so, alla settimana, ma anche al mese, sono contento, porca miseria, ma contento di poco. Sono 79 iscritti, fino a un mese fa eravate 56. Io non ho fatto veramente il canale per fingere di essere qualcun altro. Tipo quelli che: ah, ciao, come state? Poi magari appena spendono la telecamera: oh, che palle.
mi hanno rotto le palle. No. Io nella vita sono così. Nella vita sono riflessivo, sono profondo. Sono anche scherzoso, per carità, non è che sono tutto un tomba ai funerali. Ma io sono così, io tendo a vedere sempre il lato profondo delle cose. Mi piace raccontare di me, mi piace sempre mantenendo un lato però nascosto. Mi piace che sappiano cosa sento, mi piace. Io vedo sempre il lato malinconico della vita, non vedo mai il lato felice perché vedere il lato felice secondo me è come vederne il lato superficiale, è come le canzoni. Le canzoni felici, quelle trash, sono solitamente quelle più stupide. Tranne quelle dove riveli tutto il tuo amore per qualcuno, sei felicissimo, senti. Mentre le canzoni ballad, quelle un po' tristi, sono quelle che rivelano il lato sentimentale della vita, come dissi già in un video. Cioè io sono così, i miei video sono così. Io non farei video personali. Tu! Ma io non sono tu, io sono io. Può darsi che farò un boom prima o poi. Può darsi che non lo farò. Ma non è colpa di nessuno, sinceramente non è colpa mia. Adesso non ho fans, non ho commentatori, diciamo, seriali. Non, sì, li vorrei, ma non è che per avere iscritti, visualizzazioni, fans, devo mettermi a fare video comici perché per prendere iscritti. Io ho fatto il canale principalmente per. E c'è anche nel canale, ecco perché ho, nel video ecco perché ho creato il mio canale su YouTube. Come diario, perché qualcuno mi sentisse, non per stupidate, porca miseria. Qualche volta faccio dei tag, qualche volta me li cagano, altre volte no, ma finisce là. Boh. Io non sono tipo veramente che fa tipo quei video comici. Dove magari ci sono quei stacchi dove fanno i dialoghi, come si dice? Tipo la Willush, dove si gira, parla, stacca, si gira e parla dall'altra parte. No, non sono così io. Perché non mi piacciono. Ripeto, forse farò un boom un giorno, o forse no. Ma non importa. Può darsi che un giorno metterò una parodia, farò qualche. Perché facevo io parodie un tempo? Quando avevo Netflix erano anche abbastanza popolari, ma poi ho smesso perché qualcuno si annoiava a farle, perché non vuole apparire nel web. Può darsi che le farò e le metterò su YouTube. Non so. Può darsi che farò qualche video divertente, qualche tag, qualche scommessa, challenge, qualcosa del genere, e le farò sicuramente perché comunque il mio canale è un po' un mix, anche se diciamo che è tra virgolette specializzato nei discorsi, tipo questo. Ma i miei video decido io come farli, come gestirli, cosa fare, non voi. Voi nel senso le persone esterne, non voi. Intendo le persone che magari mi hanno consigliato, tra virgolette, ma sembra che i consigli sono quasi obblighi, perché se dici no, a me va bene così, loro si dispiacciono e cose del genere. Io continuerò a fare video così, perché non mi interessa tanto di quello che pensano. Se non ti piacciono i video personali, apri un canale e ti fai video divertenti. Se ti piace il video editing, apri un canale e fai video con video editing. Tanto semplice. Quando farò il boom, che mi arriveranno i big money, cosa che non accadrà mai, prenderò un computer che magari mi sosterrà un buon video editing e metterò qualche effetto. Ma dubito che succederà perché non amo il video editing, poi comunque non sono capace e ci si impiega sempre delle ore a fare quelle cose. Magari il video mio dura un 5 minuti,
E ce ne impiego 3 ore per fare video editing. Che minchia. Il discorso è... Io ho detto un sacco di cose in questi minuti, ma il discorso è... ognuno fa i video che vuole. A discapito delle visualizzazioni o degli iscritti. Che faccia boom o non faccia boom. Boom nel senso che esplode. Io per esempio ancora non sono esploso, per esempio. A discapito di tutto, fate i video che volete. Volete fare video personali? Fate video personali. Volete fare comici? Fate comici. Trucco? Fate trucco. Fate YOL, AUL, non so come si dice. Fate quelli, fate il cazzo che volete. Se qualcuno vi consiglia... E dite, a me vanno bene i video che faccio. Non c'è bisogno che mi consigli. O se volete prendete al balzo il consiglio, provate, se non vi piace non provate.